Salve a tutti ragazzacci e benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale. Finalmente il video tanto richiesto dalla community YouTube per quanto riguarda il tutorial per l'inserimento della mod delle nuove maglie della stagione 2022-2023. Prima di iniziare questo video ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella in modo tale da non perdere questi aggiornamenti e soprattutto di iscrivervi anche al canale Viola dove porto i contenuti extra e di solito queste mod vengono rilasciate in maniera anticipata sia sul canale Viola che nel gruppo Telegram per gli abbonati. Se state vedendo questo video ora, probabilmente alcuni utenti della community già ci stanno giocando un paio di giorni, perché questo è un contenuto appunto rilasciato in maniera anticipata su quegli altri canali. Inoltre ragazzi, vi ricordo che la mod si chiama JD Mod Season Update, quindi questo che significa che la mod sono io il creatore, e come potete ben capire, essendo io il creatore di questa mod, sono soltanto io autorizzato a divulgare questo contenuto. Quindi, siccome è successo già in passato che qualche furbetto abbia copiato il mio video e l'abbia posto su altre piattaforme nonché su altri canali YouTube, questa cosa non è tanto simpatica, tant'è vero che ho dovuto procedere per vie di copyright. Quindi ragazzi, se poi vi trovate stracati i video, non venite a piangere. Ovviamente io poi vi avviso, vi dico, eliminate il video. Se poi non lo fate, beh, capite bene che è così che funziona. Quindi questo cosa significa? Che per colpa di queste persone che approfittano dei miei contenuti, probabilmente potrei anche decidere di non divulgare più mod di questo tipo o soprattutto creazioni di questo tipo, e soprattutto magari lasciarle in maniera privata a chi realmente supporta il canale e a chi realmente fa parte della community. Quindi ragazzi, non tirate troppo la corda, perché altrimenti queste scelte saranno poi nell'immediato effettuate. Quindi siamo al titolo update numero 16, non ho mancato un titolo update per quanto riguarda l'aggiornamento della mod, quindi dopo questa piccola premessa, diciamo a buon intenditor poche parole, e chi sta skippando il video, ragazzi, poi che dire. Quindi dopo questo piccolo sfogo diamo il via al tutorial. Ok, ci troviamo essenzialmente sul mio desktop. Voi una volta che scaricherete la JD Mod avrete questa cartella che dovrà essere estratta da un archivio RAR. L'archivio RAR, come già sapete, bisogna cliccare con il tasto destro e fare estrai cartella, estrai qui, in modo tale che vi si aprirà questa cartella qui. Una volta che avete questa cartella, ragazzi, vi troverete appunto la mod e il file code, ma soprattutto il readme, che è sostanzialmente già di per sé un tutorial per come installarla. Come potete leggere da questo tutorial, io già più e più volte ho scritto che non è consentito pubblicare questo contenuto su altri canali o estrarne tutorial. Però visto che readme non viene letto e soprattutto ci sono molti ragazzini meno freghisti, ragazzi, io poi devo ricorrere al copyright. Quindi a buon intenditor poche parole, basta con le polemiche, passiamo al tutorial. Quindi non dovete far altro che importare in questo modo tramite il drag and drop, quindi semplicemente trascinare la mod all'interno del vostro FIFA Mod Manager, che vi ricordo è disponibile sul mio canale Telegram per quanto riguarda sia gli abbonati che per i non abbonati, nella sezione dove avete caricato la JD Mod Season Update, e fare Apply Mod. Dopo aver fatto questo procedimento dovete mettere il file code, copiare il file code, quindi tasto destro, copia, andate su documenti, FIFA 22, settings, e andate a copiare il file squad. Io già ce l'ho perché ovviamente l'ho inserito. Adesso non ci resta che farvi vedere quale e soprattutto come è fatta la mod. Quindi clicchiamo su launch. Ok, come già potete vedere c'è il mio logo proprio su FIFA 22, quindi già siamo su un ulteriore passo. Questa sarà la schermata, diciamo, di inizio del gioco, quindi non vi resta che cliccare un pulsante qualsiasi. Mi raccomando ragazzi, giocate offline, quindi cliccate su annulla e gioca offline, in modo tale che il file code non viene compromesso, altrimenti poi non vi lamentate all'interno dei commenti: ma a me i numeri si vedono avanti, dietro, non sono di colore giusto. Perché se voi giocate online poi vi manda a tutto il cosiddetto file code che io minuziosamente vado a lavorare. Dopodiché andate su personalizza profilo,
carica rose, e andate direttamente sul season update, titolo update numero 15, proprio perché diciamo è l'ultimo file squad, ma va benissimo anche per il titolo update numero 16. Adesso non ci resta che andare a guardare le squadre. Come potete vedere ci sono anche dei giocatori nuovi per quanto riguarda le schermate, quindi avremo Pogba, in questo caso Gabriel Jesus e tanti altri. Ed ecco qui ragazzi le nuove maglie: la Juventus prima, seconda e terza, poi c'è l'Inter prima, seconda e terza, ovviamente anche i portieri, la Lazio contro facciamo il Milan, Lazio nuova maglia prima e seconda contro prima, seconda e terza, Napoli-Roma prima, seconda contro prima e seconda. Adesso facciamo un Sassuolo-Fiorentina. Prima e seconda per la Fiorentina e prima e seconda per il Sassuolo. Ad esempio il Torino contro il Bologna. Prima e seconda contro prima e seconda. Quindi diciamo tutte le squadre di Serie A hanno prima e seconda maglia, in alcuni casi anche la terza. Ma soprattutto per quanto riguarda le squadre che sono state neo-immesse nella Serie A, come ad esempio il Monza, abbiamo anche qui le nuove maglie, quindi abbiamo la prima e la seconda maglia del Monza. Per quanto riguarda Lecce non è stata aggiornata, per quanto riguarda Cremonese non essendoci nel gioco non ho provveduto a fare i kit e inserirli qui su FIFA, perché altrimenti avrei dovuto ricreare completamente la Cremonese all'interno di questa season update. E sinceramente per problemi poi di mod eccetera eccetera ho preferito lasciare così com'è la situazione. Quindi ragazzi, questa è la JD Mod Season Update 22-23. Vi ripeto che è un contenuto esclusivo del mio canale, quindi non può essere divulgato in altri canali e soprattutto non possono essere estratti tutorial. Ripeto, non possono essere estratti tutorial, perché essendo una mia creazione sono io in dovere di divulgare questi contenuti. Sono in diritto e dovere ovviamente, non solo tanto in dovere. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. In tutto ciò iscrivetevi al canale, l'obiettivo dei 5.000 iscritti entro il 1° ottobre è veramente vicino, quindi vi ringrazio del supporto dato finora. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella in modo tale da non perdere nessun contenuto e seguitemi sul canale Viola, dove grazie agli abbonamenti potete entrare nel gruppo Telegram e avere in rilascio anticipato tutte queste mod e tanti altri contenuti come spoiler eccetera eccetera, informazioni essenziali per quanto riguarda il mondo di FIFA. Inoltre vi ringrazio per il sostegno, e gli abbonamenti servono proprio a questo canale per crescere e supportare questi tipi di contenuto, quindi per lavorarci su eccetera eccetera, sono un incentivo a far ciò. E però vi ricordo che se fate i furbi, se fate gli sleali, ovviamente questi contenuti saranno rilasciati in maniera privata soltanto a chi realmente supporta il canale. Quindi community YouTube, siete stati avvisati. Io vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao ragazzi.